Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su GDR Addicted con questo nuovo video dedicato a Slam Dunk Mobile Game. E in questo video, come promesso, vi porterò una breve analisi delle statistiche dei personaggi in modo da farvi capire quali siano le più utili per ciascun ruolo e anche comprenderle un po' meglio. Allora, entriamo subito nel gioco. Allora, iniziamo pure prendendo uno dei primi personaggi che ho, che ovviamente è il mio main, ossia Miyagi. E vediamo un po' come funzionano e quali sono le statistiche. Statistiche vengono chiamate attributi in questo caso, per cui mi riferirò ora alle statistiche tramite il nome attributo. Vedete che gli attributi sono divisi in tre tipi principali: gli attributi offensivi, gli attributi generali e gli attributi difensivi. Allora, quelli ovviamente più facili da interpretare sono sicuramente quelli offensivi. Ma gli attributi offensivi sono close, ossia l'abilità di fare canestro da molto vicino, quasi sotto il canestro. Middle, che misura invece l'abilità del personaggio di fare canestro da una distanza intermedia, di solito all'interno dell'area che delimita i tiri da 3 punti. Three pointer, che è invece appunto l'attributo che ci indica quanto è bravo il nostro personaggio a tirare al di fuori di quell'area, quindi a fare canestro da 3 punti. Dunk, che è invece ciò che misura la capacità di schiacciare del nostro personaggio. E layup, ossia la classica mossa che fa il personaggio con il terzo tempo per appoggiare la palla al canestro in corsa. Vedete qui ad esempio Miyagi ha un'ottima statistica di layup, una delle più alte. Se non sbaglio dovrebbe essere lui il terzo in tutto il gioco per ora. Il primo dovrebbe essere Sendo, se non vado errato. E ha poi una buona valutazione in middle perché ha un 92, che è un buon valore. Considerate che i valori dal 90 in su sono molto molto buoni. Ovviamente il 100 vuol dire che sei parecchio bravo a fare quella cosa. Passiamo ora ad analizzare gli attributi generali. Allora, qui ci sono da fare un po' di considerazioni. Gli attributi generali influenzano più cose che può fare il personaggio, e noi qui in basso a destra abbiamo le stat explanation che ci dicono esattamente cosa fa ciascuna voce, quindi ci aiuteremo anche con questo piccolo pannello per capire meglio. L'unica pecca di questo piccolo pannello è che ha delle parti che sono state tradotte male, quindi non troverete ad esempio la voce di control, ma control sarà compresa sotto pass e handle, cioè passaggio e gestione della palla con le mani, ok? Partiamo proprio da quello e il control, lo troviamo qua, vedete pass and handle, dice influisce sulla possibilità di rubare palla, di toccare la palla quando si tenta di rubare palla ad un avversario, di intercettare la palla, di toccare la palla quando viene intercettata, oppure la stabilità dei passaggi che compie il personaggio. Anche può influire sul range del passaggio sicuro che il personaggio può fare, ossia quanto distante può passare senza evitare che il compagno che riceva la palla perda palla e in seguito appunto a un passaggio errato troppo lungo. E infine infligge l'abilità di ankle breaking. Cosa vuol dire? L'ankle breaking è quell'evento che succede quando noi tentiamo di dribblare un avversario e l'avversario casca per terra. Questo perché abbiamo fatto un dribbling particolarmente rapido o in una posizione particolarmente angolata che ci consente appunto di farlo cadere per terra e renderci liberi, gli impedisce di seguirci. Quindi molto importante il control per i personaggi che usano molto delle mosse per dribblare. Miyagi è uno di questi. Un altro ad esempio che sfrutta tantissimo il control è Sendo o Rukawa. Quindi Sendo e Rukawa puntano molto sull'ankle breaking, e questo deve essere da monito anche durante il building del personaggio. Strength è la forza, e la forza in realtà influisce su tantissime cose. Vediamo qui. Dice influisce sulla possibilità di intercettare un rivale che sta dribblando. Questo succede ad esempio quando noi dribbliamo e ci troviamo davanti a un personaggio che ci fa una sorta di muro, noi ci sbattiamo contro e perdiamo la palla. La forza determina proprio la possibilità di fare questa cosa, di bloccare un avversario che ci sta dribblando mettendoci davanti e facendogli perdere la palla. Infligge la possibilità di effettuare uno screen con successo. Lo screen vi ricordo che è quella tattica, quella tecnica che prevede un difensore o comunque un compagno che si ponga
dietro o di fianco al nostro marcatore, impedendogli di seguirci quando noi tentiamo di schivarlo, scartandolo. La forza influisce proprio in questo, impedendo all'avversario di seguire il dribblatore e sbattendo contro appunto un muro, uno schermo. Influenza anche la possibilità rimuovere o comunque spostare un giocatore rivale utilizzando la nostra mossa di post. Influenza inoltre la possibilità di spingere indietro il nostro rivale utilizzando una mossa di post, ossia quando noi ad esempio abbiamo palla e di schiena piano piano arretriamo per arrivare a canestro spostando proprio di peso l'avversario, e questa è una caratteristica propria dei centri ad esempio, ok? Quindi centri come Akagi o come Ozumi dovrebbero avere questa statistica di forza, l'attributo di forza molto alto per questo motivo. Inoltre influisce anche sulla possibilità di fare boxing out. Il boxing out è il taglia fuori, ossia quando dobbiamo prendere un rimbalzo e dobbiamo spostare appunto l'avversario di peso per piazzarci nel punto migliore. È una statistica fondamentale, quindi la forza, per personaggi come ad esempio Sakuragi, Akagi o Ozumi che devono prendere rimbalzi. Inoltre l'ultima ci dice influenza la possibilità di vincere un contest, quindi uno scontro fisico, quando facciamo una schiacciata o blocchiamo un avversario. Anche qui è un attributo, la forza, quindi molto utile ai centri o ai personaggi che tendono a schiacciare molto, quindi sempre Akagi, Ozumi, Sakuragi, ma anche lo stesso Rukawa volendo, che usa spesso tanto le schiacciate. Passiamo ora a un attributo che in realtà è anche qui tradotto male e che molti non capiscono a cosa si riferisca. Res dovrebbe stare per resistance, ok? È un attributo molto importante per i tiratori soprattutto. Perché? Perché influenza tantissimo la possibilità di effettuare un canestro quando si viene disturbati. Questa è una cosa che ho detto anche in un precedente video, e se infatti guardiamo Sendo, che è uno di quei giocatori che anche se disturbato riesce a segnare sempre a canestro, vediamo infatti che resistance, res, è uno dei suoi valori più alti, è un 95, ok? Quindi resistenza è molto importante da tenere sotto controllo, da potenziare anche con la build, per tutti quei personaggi che appunto sono dei scorer, dei tiratori, dei personaggi che devono segnare tanti punti. Un Mitsui, un Jin, un Kogure, anche un Sendo, ok? Tenetelo a mente, questo è molto importante, resistance, ok? Passiamo a Jump. Jump è facile da intuire, vuol dire salto, saltare. Jump in realtà però influenza tantissime cose, guardiamolo un po' insieme. Influenza l'altezza del blocco, influenza l'altezza del salto per prendere il rimbalzo, ma anche per fare tip in o un tip shot, cioè quello classico di Rukawa ad esempio, che sul rimbalzo tocca la palla con una mano per fare canestro, o anche quello di Sakuragi che salta due mani e la rilancia dentro. E poi influisce anche sulla possibilità di vincere un rimbalzo, quindi è un attributo fondamentale per tutti coloro che o devono stoppare, perché ovviamente la stoppata viene determinata anche dalla possibilità di saltare più in alto, ok? Io con Miyagi non riuscirò mai a stoppare un Wozumi, oltre perché ci sono altri attributi che entrano in gioco, ma proprio perché io di salto ho molto meno rispetto a un Wozumi, se non vado errato. O sicuramente, ecco, facciamo un esempio più sicuro, che è quello di Sakuragi. Io non riuscirò quasi mai, se non mai, a stoppare Sakuragi, proprio perché Sakuragi ha 100 di jump e io con il mio amato Miyagi, che è un nanetto, ho soltanto 82. Poi ci sono anche altri attributi che rendono impossibile il fatto che io riesca a stoppare, come ad esempio il fatto che io di blocco ho 65, molto basso, e di strength addirittura ho 54, mentre invece Sakuragi sicuramente lo ha molto più alto. Vediamo un po', è a 90 di strength, 100 di jump e soprattutto 93 di dunk, quindi impossibile che io riesca a stoppare Sakuragi di schiacciata, ok? Detto questo, passiamo al prossimo. Il prossimo è l'attributo di run, facile anche questo, la corsa. Vediamo un po' cosa influisce la corsa. Run, eccolo qua, dice influisce sulla velocità dei movimenti senza la palla tra le mani, quindi quando noi schiacciamo il tasto per accelerare, quanto velocemente il personaggio si sposta o anche normalmente,
l'accelerazione, quella che vi ho detto prima, insomma, il movimento tramite l'accelerazione, la velocità tramite cui si fa boxing out, e questo è molto importante, ma anche la velocità con cui si effettuano le difese. Presumo che qui intenda la velocità con cui puoi reagire ai passaggi, ai tiri, quindi saltare per fare una stoppata, eccetera, eccetera. La corsa influisce su tutto ciò. E ovviamente Miyagi è uno di quelli che ce l'ha più alta. Dribble, anche qui è abbastanza facile, è l'abilità del dribblare, scartare un avversario. Infatti dice proprio, influisce sul movimento, sulla velocità del movimento quando si dribbla, e anche sulla velocità del post-up, la classica mossa con cui si spinge l'avversario sotto rete per poi tirare. Passiamo ora alle statistiche difensive. Le statistiche difensive sono anche qui abbastanza intuibili: reb e rebound, quindi la capacità di prendere i rimbalzi, ma vediamo subito cosa ci dice. Appunto, influisce sul raggio da cui si può prendere un rimbalzo, quindi più alto più possiamo prendere un rimbalzo essendo lontani dal canestro, e poi influisce sulla possibilità di vincere appunto un rimbalzo, quindi se si salta con più avversari di riuscire a ottenere la palla. Block ovviamente è la capacità di effettuare una stoppata, un block, e infatti determina proprio il block range, quindi il range da cui è possibile saltare per bloccare un tiro avversario, una schiacciata, e anche appunto la possibilità di bloccare proprio un tiro. Gem è un'altra di quelle attributi che molti non capiscono, inizialmente nemmeno io lo capivo. Gem qui è tradotto male e dovrebbe essere goaltending, esatto, e dice influisce sulla capacità di segnare tutti i tiri. In realtà non è così, influisce sulla capacità di impedire agli avversari di segnare canestro, quindi è la capacità di disturbare il tiro avversario. Più l'abbiamo alta, più la nostra interferenza sarà alta quando tenteremo di bloccare un tiro avversario. Avete notato, immagino, che quando tirate e tentate di stopparlo vi compaiono delle scritte: interference, severe interference, le scritte che vanno dal giallo al rosso. Ovviamente il rosso è un'interferenza maggiore, giallo è un'interferenza un po' più lieve. Più l'interferenza è alta, più c'è possibilità che il tiro non entra a canestro. Quindi avere alta questo attributo vuol dire che siamo dei difensori molto pressanti, e sicuramente abbasseremo di molto le capacità di un tiro avversario di entrare a canestro. Un giocatore che ha molto alto questo valore, ve lo faccio vedere chi è Ikegami. Ikegami, ve lo faccio vedere subito, vedete, a 101. Tant'è che Ikegami basta che sta sotto, comunque davanti all'avversario che vuole tirare, e già quello fa interferenza. Fortissimo, ragazzi. Ikegami è uno dei personaggi più sottovalutati, ma in realtà difensivamente è uno dei più forti, anche per le sue mosse, le sue capacità difensive. C'è l'abilità di steal, che ossia è l'abilità per rubare palla. Come vedete, Miyagi è uno di quelli che ce l'ha più alta. E vediamo cosa ci dice qui su Stats Explanation. Steal influisce sulla capacità di rubare palla, ok, sulla capacità di toccare la palla quando si tenta di rubare. Considerate che ci sono due modi per rubare palla, due esiti. Uno è quello di proprio rubarla dalle mani dell'avversario e la tenete voi. Un'altra è quella di rubarla ma la palla rimbalza e il primo che ci arriva la prende. Quindi influisce sia su quello, far cascare la palla dalle mani all'avversario, sia proprio rubarla e prenderla da subito. E poi influisce anche un'altra cosa importantissima sulla possibilità di triggerare un intercetto. Quindi più alta sia l'abilità steal, più è probabile che quando la palla viene passata e noi ci troviamo sulla linea del passaggio riusciamo ad intercettare la palla. Per Miyagi questo è fondamentale. Inoltre influisce anche sulla possibilità, ecco appunto, di toccare la palla quando si tenta di intercettare. Anche qui ci sono due possibilità: intercetti prendendo proprio la palla oppure toccandola e la palla ruzzola via. Ok, questa è la prima slide che vi volevo far vedere, e vi volevo far vedere appunto tutti gli attributi offensivi e ciascuna stat che influisce su una determinata azione. Ad esempio vediamo che per i tiri sotto canestro, vedete, gli attributi che influiscono moltissimo sono close e resistance. Quindi se volete avere un personaggio che è un forte tiratore sotto canestro, dovrà avere molto alti i valori di close e resistance. Per i media distanza, middle più resistance. Per i tiri da tre punti, three pointer più resistance. Considerate che è molto molto
difficile riuscire a segnare da 3 punti quando qualcuno vi sta marcando, proprio perché i personaggi che hanno un alto valore di 3 pointer hanno quasi sempre un valore di resistance sotto il 90. Mitsui, Jin o anche Koshino sono tutti giocatori che hanno un attributo di 3 punti abbastanza alto, sopra i 90, addirittura sopra i 100 per Mitsui e Jin, ma hanno un basso resistance, questo un po' per controbilanciare la loro alta statistica appunto su 3 pointer, altrimenti sarebbero sgravissimi. Per le schiacciate invece è molto importante avere alto dunk e strength, questo perché la forza strength vi dà anche la possibilità di effettuare con successo una schiacciata facendo ribaltare il difensore una volta che schiacciata a canestro. Infine, layup anche qui è influenzato da appunto l'attributo di layup più resistance, quindi a seconda di quale tipo di giocatore e quale stile di gioco voi volete adottare, tenete a mente questa cosa, questa slide, e di conseguenza anche quando fate poi la build del personaggio tenete sempre a mente quali sono gli attributi che influenzano le azioni che volete fare durante le partite. Questi invece sono gli attributi difensivi e quali statistiche li influenzano di più. Come vedete, negli attributi difensivi molto spesso c'è più di una o più di due statistiche che vengono ad influenzare l'azione. Ad esempio, per i rimbalzi ci sono il valore di rebound, jump e strength. Quindi un personaggio che sia un buon rimbalzista deve avere questi valori molto alti. Ad esempio, come vi dicevo, Sakuragi li ha proprio molto alti, ha rebound molto alto, jump molto alto e strength molto alto. Per l'azione invece delle stoppate, ad influenzarli abbiamo block, jump e strength. Anche qui sono tutti attributi che ad esempio Wozumi ha molto alti, infatti Wozumi è il top blocker per ora del gioco ed è fondamentale averli alti proprio per riuscire a fermare gli attacchi avversari. Interferenza a gem, l'esempio era quello proprio di Kegami che ha un'interferenza, un gem molto alto. Rubare palla invece viene determinato da steal più control. Miyagi è uno di quei personaggi che ha entrambi i valori sopra i 100, se non vado errato, ve lo riguardo subito. Sì, esatto, a 100 di control e 102 di steal. Infatti è molto bravo a rubar palla. Voi non state mai sicuri se avete vicino un Miyagi avversario, perché è la volta buona che vi frega la palla. E per intercettare la palla stessa cosa, steal più control. Ancora Miyagi è il top, uno dei top intercettatori. Vediamo quindi un po' alcuni esempi di quelli che sono i giocatori che vi dicevo basandoci sulle slide. Ad esempio, ecco, guardiamo Sakuragi per il profilo del rimbalzista. Sakuragi, vedete, ha rebound qui 107, jump 100 e strength 90, quindi è un ottimo rimbalzista. Lui riesce quasi sempre a prendere rimbalzi ed è infatti uno di quelli più usati all'interno del meta per ora. Guardiamo ad esempio uno stoppatore, Wozumi. Dov'è Wozumi? Eccolo qua, ancora non ce l'ho, ahimè. Wozumi ha un altissimo valore di strength, perché ha 110. Ha un altissimo valore di block, perché ha un altro 110, ma non ha un valore di jump molto alto, un 78. Infatti non è che salta tantissimo Wozumi, però essendo già molto alto e avendo questi valori molto alti, compensa. Guardiamo ora a livello difensivo, come vi dicevo, Miyagi. Ops. Miyagi ha un control e uno steal entrambi sopra i 100. Questo lo rende uno dei personaggi più efficaci nel rubare la palla. A livello offensivo invece vi volevo far vedere Sendo cosa ha, vedete, ha dei valori soprattutto di layup molto alto, un 110, ma poi ha middle a 94 e close a 90. E poi ha una resistance molto alta, 95. Infatti Sendo è uno dei top tiratori del gioco, proprio perché, e anche se viene disturbato, riesce quasi sempre ad insaccare la palla all'interno del canestro. Quindi tenete d'occhio questi attributi, perché sono molto importanti per un tiratore. Vi voglio far vedere ad esempio Mitsui. Mitsui ha dei valori altissimi in middle e 3 pointer sopra i 100, ma ha una resistance sotto 90. Questo cosa vuol dire? Che se riuscite a disturbare Mitsui, in qualche modo abbasserete di molto la sua possibilità di fare canestro. Vi faccio vedere anche Jin, anche se ve l'ho fatto già vedere nell'altro video. Jin è la stessa cosa, ha un valore di middle e 3 pointer molto alto,
ma ha un resistance di 72. Se Jin viene marcato correttamente, molto difficilmente riesce a fare canestro da 3. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi possa essere stato utile. È un video molto breve e riassuntivo, proprio perché voglio farvi capire l'essenza degli attributi, ma magari andremo a analizzarli ancora meglio quando faremo le player review, per capire anche le build che è necessario fare su certi personaggi. Magari un personaggio ha una debolezza come ad esempio la resistance di Mitsui, quindi in fase di building è necessario dargli delle abilità che alzino quell'attributo in modo da compensare un po' le sue debolezze. Oppure in altri casi è necessario aumentare ancora di più i suoi punti di forza e renderlo il top giocatore per quel ruolo. Quindi io spero e mi auguro che questi video vi possano essere d'aiuto. Vi invito a mettere mi piace, a condividere i video, a iscrivervi al canale e a seguirci, perché a breve usciranno altre guide. Penso che il prossimo video dovrebbe essere la guida per come iniziare correttamente. Vi darò un po' di consigli su come approcciarvi per capire quale sia il vostro personaggio ideale da giocare, con quale vi trovate meglio e quali siano le scelte iniziali per risparmiare risorse o iniziare a buildare correttamente un personaggio. Per cui ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio e vi saluto ancora. Vi ricordo che in descrizione trovate anche il link del nostro server Discord, in cui a breve apriremo anche un canale di discussione per Slam Dunk, e anche ovviamente vi invito a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati. Io vi saluto e vi ringrazio, un ciao da Spike.